Vediamo il funzionamento della legge attrazione, ma prima iscriviti al canale e iscriviti anche al nuovo canale Cammino Iniziatico con Massimo Tramasco, di cui tu postate il link qua sotto. E credo che sia un canale molto utile, tra l'altro usciranno dei video, spero, interessanti nei prossimi giorni, ne uscirà uno oggi, ma ne usciranno anche nei prossimi lunedì. E quindi cerchiamo, iscriviti, gratis, non costa niente. Salutiamo anche Marisa. Allora, ti ricordo ovviamente che su questo canale ti puoi abbonare e puoi fare una donazione cliccando sul tastino col dollaro, mentre per abbonarti basta che vai nella home page, tastino abbonati. Allora, veniamo al tema, quindi parliamo di legge d'attrazione e di come attrarre lasciando andare, che è uno dei concetti fondamentali. Allora, intanto qualche generalità sulla legge d'attrazione. La legge d'attrazione, diciamo, nella sua versione classica, che vedremo è una versione superata, ha guadagnato una notevole popolarità, diciamo la verità, negli ultimi anni, grazie a libri, a opere come The Secret. Credo di averlo, diciamo, pronunciato bene. Abbiamo qua la nostra Green Apple che parla inglese e altri libri fondamentalmente. Il sunto di The Secret è che pensieri positivi possono attirare esperienze positive nella nostra vita, mentre pensieri negativi attirano esperienze negative. Ovviamente è di fondamentale importanza rendersi conto che la legge dell'attrazione non è una sorta di formula magica per ottenere ciò che si desidera. È importante, diciamo, se vogliamo farla funzionare e se vogliamo soprattutto non rimanere delusi a causa delle aspettative. Salutiamo anche Elena. È molto importante, diciamo, da questo punto di vista, esaminarla in una prospettiva realistica e anche critica, direi. Cerchiamo di capire qual è il vero funzionamento della legge dell'attrazione, analizzando sia gli aspetti mitici, sia quelli basati su fatti concreti, su fatti reali. Intanto, dobbiamo cercare di contestualizzare la legge dell'attrazione. La legge dell'attrazione ha radici in varie filosofie filosofiche e spirituali, tra cui sicuramente il buddismo. Il buddismo sappiamo che ci sono varie forme di buddismo, ma diciamo anche un po' il buddismo delle origini, che è il buddismo Theravada, ma sicuramente in forme di buddismo salutiamo anche Nadia e Piera, in forme di buddismo più recenti, se vogliamo, che sono ad esempio il buddismo tibetano, che affonda le sue radici, diciamo, anche nella religione o nella pratica sciamanica Bon, che era quella presente. Teniamo presente che quando si parla di buddismo, in realtà spesso lo associamo agli insegnamenti del Buddha, no? In effetti, diciamo, anche qua ci sono delle cose da dire che sono molto importanti da dire, cioè sì, afferma che il Buddha abbia dato tre giri alla ruota del Dharma, cioè tre giri agli insegnamenti. E questi tre giri della ruota del Dharma si focalizzerebbero su tre momenti fondamentali. Nel primo momento, che sono le quattro nobili realtà o quattro nobili verità, che sono, salutiamo anche Miriam, i primi insegnamenti del Buddha. Poi si dice che il Buddha diede un secondo giro alla legge del Dharma, parlando del concetto di impermanenza, e successivamente un terzo giro alla ruota del Dharma, parlando di vacuità, cioè vuoto di esistenza intrinseca. In realtà, diciamo che non ci sono grandi riferimenti storici sulla vita del Buddha. E spesso, diciamo, la vita del Buddha sfocia nella mitologia, nel mito, ma lo stesso discorso vale per la vita di Gesù, cioè quando noi ci riferiamo a tempi così lontani, no? Il Buddha si parla di 2600 anni fa circa,
E di Gesù si parla di circa 2000 anni fa. Tra l'altro, in entrambi i casi, i primi scritti, sia nei Vangeli sia nei Sutra, avvennero centinaia di anni dopo la morte della persona. Quindi il Buddha morì, diciamo, dicono 80 anni, e i primi insegnamenti, i primi scritti, diciamo, avvennero circa 200-300 anni dopo. E lo stesso discorso accadde per i Vangeli. Quindi parliamo di figure mitiche fondamentalmente. E comunque questo non c'entra esattamente col funzionamento della legge dell'attrazione, ma per dire che qualcuno mette anche in dubbio l'esistenza fisica reale del Buddha, ma anche l'esistenza fisica reale di Gesù. E comunque sono figure mitiche, cioè nel senso che viene raccontato il mito, i miracoli di Gesù sono dei miti, quindi, ma anche la vita del Buddha è spesso mitica, no? Si dice che il Buddha nacque da un fianco della madre, nacque già gridando: questa sarà la mia ultima vita, no? Quindi, perché in quei tempi, diciamo, si cercava di mitizzare, un po' come viene fatto oggi con la pubblicità, insomma. Si cercano di mitizzare delle figure che devono poi rappresentare una realtà. Tra l'altro, la figura di Gesù venne, il cristianesimo in generale, venne creato ex novo da Paolo di Tarso, perché Gesù, come probabilmente neanche il Buddha, volevano fondare una religione, insomma. Gesù probabilmente era un ebreo, sarebbe sempre rimasto ebreo, e lo stesso discorso vale per il Buddha. Ma comunque, andando avanti, vediamo, la legge attrazione. Allora, quindi, contestualizzandola, diciamo che anche la legge attrazione ha degli aspetti mitici. Tutto questo per dire che cosa? Che molte cose hanno degli aspetti mitici. Anche la legge attrazione ha degli aspetti mitici. Molte persone la considerano come una sorta di bacchetta magica, no? Una sorta di supermercato dei desideri in cui basta desiderare qualcosa e tac, magicamente quel qualcosa lì appare nella tua vita. Questo sicuramente ha un grande appeal, diciamo, questo sicuramente ha un grande appeal nelle persone, perché le persone pensano di non fare una beata minchia e di poter ottenere qualcosa, no? Pensano: ah, mi metto qua sul divano tranquillo. Magari proprio i più, diciamo, come dire, ci sono i più quelli anche che magari pensano: ah, adesso mi metto qua sul divano, mi sbaffo le patatine, mi sbaffo dolci e cazzi e mazzi, torrone, caramelle, dolci, eccetera. E poi mi visualizzo bello magro, ah che bello, mi sbaffo una bella fetta di torta qua sul divano, poi stasera lasagne al forno, ma perché no? Facciamoci una bottigliozza di vino, eccetera, eccetera, mangio come un maiale, però mi visualizzo bello magro, e la legge dell'attrazione fa sì che io dimagrisca. Sto cazzo! Sto cazzo! Non funziona così. Tu ti puoi visualizzare pure un fuscello, ma se mangi come una fogna, se diventerai un ciccione immondo, diventerai una balena bianca, Moby Dick. Non serve un cazzo visualizzarti magro se mangi come una fogna. E nel frattempo saluto Simona Rovelli. Questo è per far capire che non è che basta il pensiero positivo, basta la visualizzazione. Non serve un cazzo. Ti puoi visualizzare un po' come vuoi, ma se le tue azioni vanno nella direzione opposta, non attrarrai assolutamente nessuno. Come non puoi attrarre, diciamo, se sei maschio o se sei donna, non puoi attrarre. Mi identifico come Translander? Che vuol dire translander? Non so cosa vuol dire, mi identifico come translander? Ah, boh, non lo so. Traducici translander. Trans e trans. Lander è terra? Land to land, un atterraggio. Cos'è translander? Vabbè,
Slend era il mago. Ah, ok, snello, Translend, ok. Che divento mago, Translender. No, puoi identificarti come. Sì, esatto, perché ci sono poi le persone che saranno dei ciccioni, ma si identificano come magri, perché ormai siamo nel periodo del tu puoi essere una balena, dici, no, ma io sono magro, e basta che mi identifico come magro, io sono quello che sono, mi identifico uomo, donna, oggi mi identifico come uomo, domani come donna, dopodomani come. E cane, mi metto ad abbaiare e vabbè, e queste sono le cose che Translander, ho capito. Comunque, ecco, questo è un qualcosa che non serve a un cazzo. Diciamoci la verità, non serve a un cazzo. Non serve a un cazzo. Cioè, la legge dell'attrazione non funziona in questo modo, è una presa per il culo, ma che ci cadono molte persone, perché la maggior parte delle persone non c'ha voglia di fare un cazzo, non c'ha voglia di attivarsi, sono dei poltroni, sono delle persone che non hanno anima, non hanno determinazione, non hanno energia e quindi non raggiungeranno un cazzo, raggiungeranno solo delusioni, raggiungeranno solo delusioni, staranno lì sul divano a mangiarsi tutte quelle porcate di junk food, cibo spazzatura, junk da spazzatura, food da cibo, e berranno come delle spugne, quindi puzzeranno di alcol come dei caproni, gli verrà una panza tanta, magari berranno pure birra, diventeranno dei ciccioni, lieviteranno come delle mongolfiere, e tutto questo. E visualizzeranno quello che vogliono, ma resteranno sempre grassi. Non serve a dimagrire la legge dell'attrazione. Quindi, questo è il primo presupposto. Quindi, per dire che cosa? Per dire che da questo punto di vista sarebbe una presa per il culo la legge dell'attrazione, no? Come se tu ti visualizzi ricco, no? Sono quelli che si visualizzano ricchi. Poi che cazzo fanno? Si prendono il reddito lì, come si chiama, di cittadinanza, non fanno un cazzo dal mattino alla sera, ma si visualizzano ricchi. Resteranno sempre poveri, possono visualizzarsi come vogliono, cioè possono identificarsi, come dice Greenapple, possono identificarsi come un ricco, ma resteranno sempre poveri. Perché non serve. Ma ci sono quelli che hanno letto The Secret e dicono: ah, basta il pensiero positivo. Beh, ma che cazzo mi frega? Invece di andare a lavorare, di trovare delle idee, di fare delle cose, io mi metto lì sul divano, come dire, nella mia capanna, perché sono poveri, cioè vanno pure nella casa in affitto, si mettono lì nella casa in affitto e si sognano di essere proprietari di ville, castelli, Ferrari e cose, poi saranno nella loro catapecchia in affitto. Perché più che altro non possono avere. E questo non serve, purtroppo, non serve assolutamente visualizzare per diventare ricchi. La legge dell'attrazione non funziona in questo modo. Allora, il focus del pensiero positivo va bene, va bene, va bene visualizzare i desideri, però dobbiamo sottolineare che il pensiero positivo da solo non è sufficiente per raggiungere i nostri obiettivi, anzi è controproducente. Salutiamo Gambino perché va a creare una distonia, una dissonanza tra l'immagine ideale e l'immagine reale. Cioè tu sei un morto di fame e ti immagini ricco, tu sei un ciccione. E ti immagini snello, non funziona. Salutiamo anche Patrizia Perotti. Tra l'altro, presto farò una cosa con Patrizia Perotti. Quindi, quelli che pensano che basta visualizzarsi sono dei poveracci, sono dei falliti, sono dei miserabili che non riusciranno mai a raggiungere i loro obiettivi. Perché visualizzare è importante, ma è molto importante, anzi la cosa fondamentale è fare, ragazzi, è fare, è muovere il culo. Noi viviamo nel mondo delle forme, quindi è inutile che tu ti visualizzi ricco sperando che ti caschi la manna dal cielo. Dal cielo più che le merde di piccione non ti cadranno, dal cielo più che le merde di piccione o se stai al mare magari anche le merde di gabbiano. Se invece stai che ne so,
In montagna ti cadranno le merde di corvo, insomma, sempre merde saranno, cambierà l'uccello. Cambierà l'uccello, come sanno molte donne, cambia l'uccello, ma la sostanza è sempre la stessa. E quindi sempre merda è, ma di un uccello diverso. Come anche molte donne sanno, insomma, cambiano uccello, ma poi alla fine la sostanza è sempre quella. Quindi, la cosa importante è necessario e fondamentale che un atteggiamento proattivo, diciamo così, si traduca in azioni concrete per realizzare ciò che si desidera. Cioè, bisogna muovere il culo, bisogna darsi da fare. Se vuoi dimagrire, devi smettere di mangiare porcate! Anziché stare col culo sul divano e non fare un cazzo, vai a correre, fai, cammina. Vai in palestra, datti da fare, e allora sì che serve visualizzarsi, perché la visualizzazione ti dà la motivazione a fare, ti dà la motivazione a fare la visualizzazione. Allora ti visualizzi magro, però questo deve darti la motivazione a camminare, a correre, a darti da fare e a non mangiare le schifezze che ti mangi, no? Le sberle di lasagne così. Oppure mi viene da grattare pure sulla sberla di lasagna, oppure le pizze, quelle farcite che ti mangi a mezzanotte, ti sbaffi le pizze a mezzanotte e poi ti bevi un litrozzo di birra dietro la pizza e poi te ne vai a dormire e speri di dimagrire durante la notte. E che cazzo dimagrisci? Lieviterai come una mongolfiera, lieviterai come una mongolfiera, lieviterai. Questo è un dato di fatto, no? Oppure spaghetti e cozze a mezzanotte. Dia benvenuto ad Alessio Gambino. Ricordo che chi volesse fare come Alessio Gambino si può abbonare al canale, e che tanto costa un cazzo e si abbona. Quindi è inutile che ti mangi spaghetti e cozze prima di andare a dormire con le cozze, con le cozze che ti iniziano a navigare, diciamo, cozze ancora vive, che iniziano a navigarti. Diciamo nello stomaco e tu speri di dimagrire, magari ti fai anche un litrozzo di vino rosso, non funziona. Quindi è importante che la legge dell'attrazione deve essere vista come un incentivo a sviluppare una mentalità positiva che ci spinga ad agire in modo coerente con i nostri obiettivi, che ci spinga ad agire in modo fattivo attraverso l'azione. L'azione dovete fare. Pensare è importante, ma ci deve essere una sequenza molto importante che è il pensiero, decisione, azione. Gambino, devi cambiare il cazzo di affare, te l'ho detto 50 volte. Vai sul col computer e cambia, non posso sponsorizzare sto canale se tu non cambi la cosa. Hai messo come si chiama? La cosa per bambini, ma tu fai video per vecchie, non per bambini. Togli quella fare lì, se no non si può postare i tuoi video. Quindi, comunque, tornando al discorso di prima, comunque iscrivetevi al canale di Gambino. Comunque, tornando al discorso precedente, quindi, la legge dell'attrazione è un incentivo. E questa è la realtà, ragazzi, questa è la realtà dei fatti. Tutto il resto è mito, tutto il resto è fantasia. È come quello che dicevamo, sono come i miracoli di Gesù, sono fantasia, sono mito, sono come alcuni insegnamenti di Buddha o alcune cose che raccontano di Buddha, no? Che naviga, Gesù che cammina sulle acque, che resusciti i morti. No, in questo mondo non è possibile. I miracoli non esistono, esiste soltanto il dato di fatto. Quindi, certo, poi si racconta il mito, Gesù che cammina sulle acque, che trasmuta l'acqua in vino, che ne so, che risuscita il morto, ma è mito, è leggenda. Lo stesso discorso vale anche per il Buddha, comunque, tu quello che raccontano alcune cose, ci sono un sacco di racconti mitologici anche sul Buddha, è mito, ragazzi, è mito. Ma la realtà è che viviamo nel mondo delle forme e tutti noi in questo mondo delle forme siamo soggetti alle stesse leggi della fisica, quindi non esiste il miracolo in quanto tale, esiste il culo che uno si fa, quello sì che esiste. E quindi è necessario comunque un atteggiamento proattivo, un atteggiamento fattivo
Poi certo c'è anche l'effetto placebo, ovviamente c'è anche l'effetto placebo come l'effetto nocebo, questo è anche dimostrato, no? Un aspetto che viene citato, diciamo, come prova della legge dell'attrazione è sicuramente l'effetto placebo, che dimostra come le nostre convinzioni forti influenzano la nostra esperienza positiva e talvolta influenzano il nostro benessere fisico. Sicuramente la credenza è fondamentale, quello che noi crediamo è fondamentale perché direziona le nostre energie, quindi credere, se poi si traduce in una decisione e se poi si traduce in un'azione, è importantissimo, ma altrimenti puoi credere che cazzo vuoi, cioè in alcuni casi puoi credere quello che vuoi, se tu credi che una bottiglia di grappa, tu credi fermamente che sia una bottiglia d'acqua, anzi piglio un litro di grappa, te lo metto dentro una bottiglia d'acqua minerale in modo tale che tu pensi che quella lì sia veramente acqua e tu puoi fare tutte le trance ipnotiche che vuoi, regredire alle vite precedenti, visualizzare che è una bottiglia d'acqua e poi te la bevi e visualizzi che sia acqua, quando te la sei scolata tutta vai in coma etilico, vai in coma etilico, perché quella lì non è acqua, è grappa e quindi se te ne scoli una bottiglia vai in coma etilico, non c'è un cazzo da fare, puoi visualizzare quello che vuoi, te lo posso garantire, non provare perché se provi rischi, quindi non facciamoci prendere per il culo, cioè dal credere che quello che crediamo diventa realtà, la grappa è grappa, se tu credi che sia acqua e te la bevi ti ubriacherai e c'è poco da fare. Però questo non vuol dire che la legge dell'attrazione non funziona, non funziona come ci raccontano, cioè non funziona come racconta la propaganda, no? Come racconta la propaganda che vuole magari vendere i libri. L'effetto placebo esiste e ovviamente un aspetto trascurato, ad esempio, della legge dell'attrazione sono i fattori esterni, cioè la vita è complessa, è influenzata da innumerevoli variabili che sono al di fuori del nostro controllo, ma se noi iniziamo a cambiare noi stessi attraverso il nostro pensiero è fondamentale, possiamo avere sicuramente dei grandi risultati e possiamo attrarre delle cose, possiamo attrarre anche l'amore attraverso la legge dell'attrazione, sicuramente possiamo fare molte cose, ma dobbiamo mettere in atto delle azioni fondamentali, quindi la sequenza è pensiero, decisione, azione, cioè la legge dell'attrazione è un incentivo, è una credenza positiva, è un qualcosa che deve spingerti, che deve darti la motivazione all'azione, perché spesso noi non agiamo perché non ci crediamo, c'è poco da fare, se tu non credi che puoi scalare, diciamo, l'Everest, non ci proverai neanche, avrai la rinuncia. Quindi è fondamentale credere, credere, obbedire e combattere, diceva qualcuno, poi ha perso la guerra, però diceva credere, obbedire e combattere. È fondamentale credere, perché se noi non crediamo, non riusciamo a raggiungere i risultati, perché non abbiamo la motivazione a fare. Questo è un punto fondamentale. Se noi crediamo nel nostro potere, indirizziamo, come dice giustamente Patrizia Perotti, i nostri pensieri e le nostre azioni, possiamo compiere miracoli, ma dobbiamo però fare delle azioni, non stare soltanto lì, perché la maggior parte delle persone, con la legge d'attrazione, pensa che sia sufficiente credere, avere pensieri positivi e non serve un cazzo! Questo mettetevelo nella testa perché rimarrete delusi. Da questo punto di vista la legge dell'attrazione è fuffa, peggiora la situazione, no? Se tu credi quello. Anche l'amore puoi attrarre con la legge dell'attrazione. Diciamo che la ricerca dell'amore è una delle esperienze universali e sicuramente più profonde della vita umana. La legge dell'attrazione può anche servire per attrarre l'amore nella nostra vita, perché è una legge di risonanza. Quando io dico è una legge di risonanza, è vero. Cioè significa che se io sono pronto a ricevere l'amore, sono pronto a dare amore, vado sulle frequenze dell'amore, attirerò amore, ma anche per un semplice fatto, che tutto quello che non è amore lo manda a fanculo.
Questo è un punto fondamentale, no? Perché la legge dell'attrazione attrae amore, cioè se tu sei disponibile a attrarre l'amore, vuol dire che scarterai tutti i catramistica se integrati, scarterai tutti quelli che non ti daranno quello che tu vuoi. È evidente che se tu inizi a scartare il negativo, prima o poi arriverà il positivo. Salutiamo anche Miriam, non, oggi male sono amica, Miriam, salutiamo anche Miriam. Comunque, questi sono punti fondamentali, quindi datevi una sveglia e non restate invischiati, no, in false credenze, non restate invischiati in false credenze che vi porteranno solamente negatività. Dobbiamo comprendere i principi base, no? Sicuramente i nostri pensieri, le nostre emozioni emettono energia, che attrae esperienze corrispondenti alla nostra realtà, ma soltanto se c'è un'azione. Cioè il pensiero positivo, la credenza di quella cosa, attrae quella situazione, ma soltanto se ci metti energia. E metterci energia nel nostro mondo vuol dire metterci azione, fare, 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 non stare a chiacchierare bla 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 e aspettare che diciamo che le cose accadano per i cazzi loro. E ovviamente se vuoi attrarre amore dovrai sviluppare autostima e fiducia in se stesso, in te stesso. E la legge dell'attrazione da questo punto di vista serve, perché se tu inizi a pensare di valere, se tu inizi a credere di valere, a crederlo fortemente, inizi a sviluppare un'autostima e una fiducia in te stesso, beh, attirerai le persone, perché se tu con la legge dell'attrazione credi, affermi di meritare l'amore, hai fiducia nelle tue capacità, hai la fiducia di creare relazioni significative, significherà intanto che tutte le esperienze del passato le scarterai attraverso il perdono, perché il perdono è anche un evento importante per scartare tutte le situazioni che sono negative, ovviamente. E poi, una volta che avrai scartato le situazioni negative, potrai attrarre nella tua vita situazioni positive, potrai attrarre persone positive nella tua vita. Devi avere chiarezza nell'intento, fare focus è fondamentale. Se tu non sai dove vuoi andare, disperdi le energie. Quando noi vogliamo raggiungere un obiettivo, dobbiamo focalizzarci solo su quell'obiettivo, non disperdere le energie da una parte all'altra. Se no, avete presente, no, come avviene nei paesi, sentivo a Napoli, non so se c'è qualche napoletano, dove ci sono le condotte d'acqua, dove diciamo c'hanno dei fori, no? Ci sono persone che si ciulano l'acqua, non so, o negli impianti idrici del sud soprattutto, ma probabilmente anche del nord. Avevo sentito che se ne perde, non so, una percentuale altissima, tipo il 70%, non vorrei sbagliare con la percentuale. E lo stesso discorso vale nella dispersione dei pensieri. Se tu hai pensieri contrastanti, ma faccio questo, faccio quello, hai dubbi, 100.000 paure, non ti, no, chi non risica, no, rosica, lo dicevano anche le nostre nonne, no? Chi no, only the brave. E a un certo punto bisogna correre anche dei rischi, no? Only the brave. Se nella conduttura d'acqua si perdono, diciamo, si perdono tutte le persone, si perdono, ci sono dei buchi dove l'acqua cade, dove l'acqua scende, a destinazione arriverà poca roba. Quindi devi avere chiarezza nell'intento. Devi definire le specifiche del partner che vuoi, devi avere una visione ideale della vita, devi anche scegliere il tipo di donna. Io l'ho detto anche oggi, no? Cioè, se tu vuoi fare la scelta di una donna o di un uomo, adesso metto dalla parte dell'uomo, devi definire che tipo di donna vuoi. La vuoi bella o la vuoi che sappia cucinare bene? Certo, l'ideale sarebbe trovare una bella che sa cucinare bene, però se devi scegliere, diciamo, tieni presente che la bellezza passa, ma la fame resta, quindi è meglio una che sappia cucinare bene. Poi ognuno ha dei gusti, non disputando mess, ma tu devi sapere dove vuoi andare, devi sapere quello che vuoi. Quindi, legge attrazione non è solamente
pensiero positivo richiede azioni concrete, è molto importante anche nella ricerca dell'amore essere proattivi nell'incontrare nuove persone, partecipare a eventi sociali, creare opportunità per connettersi con persone. La manifestazione dell'amore ovviamente richiede un equilibrio tra pensiero ed azione e saper quello che vuoi. E questo è un punto importante. È ovvio che anche la fretta è cattiva consigliera. Se tu vuoi trovare l'amore domani, è ovvio che, come dire, perché hai paura, perché magari ti pensi vecchia, ti pensi in un modo, ti pensi nell'altro, difficilmente riuscirai ad ottenere dei risultati. Quindi, questa è la vera essenza della legge dell'attrazione. Quindi agisci, definisci degli obiettivi. Attraverso il pensiero deve servirti per definire gli obiettivi. Poi datti una motivazione, poi agisci e vedrai che le cose arriveranno. E c'è un terzo ingrediente fondamentale nella legge dell'attrazione che è la perseveranza e devi perseverare. Perseverare non vuol dire continuare a fare le stesse cose nel nostro modo. Perseverare vuol dire modificare le cose ma andare sempre nella stessa direzione. Se tu vuoi diventare ricco, per dire, che ne so, e vedi che un lavoro non funziona più, dovrai definire verso un altro lavoro, ma dovrai sempre darti da fare. Che ne so, se vuoi diventare famoso su YouTube, faccio un esempio, e fai video, faccio un esempio, sull'acqua minerale. E a un certo punto magari i video sull'acqua minerale vanno, se poi i video sull'acqua minerale non se li caga più nessuno, dovrai fare video che ne so, sul vino rosso, per dire, no? Perché magari in quel periodo lì è il vino rosso che va. Quindi tu devi, come dire, navigare usando tutti i venti che ci sono, ma devi continuare a fare video. Perché se dici, faccio l'esempio di YouTube, smetto di fare video. Perché tanto i video sull'acqua minerale non vanno, è ovvio che non riuscirai, no? Quindi perseverare è fondamentale, adattandoti alla cosa. Quindi raggiungere l'obiettivo è molto importante. È ovvio, se le persone, diciamo, si sentono fallite, non agiranno, no? Quindi questo è il vero meccanismo di legge dell'attrazione. Se uno si sente un fallito, non agirà. Quindi devi sentirti un vincente, perché un vincente agisce. Questo è un punto fondamentale, non vincente agisce, è come dire la stessa, il discorso che faccio sempre, poi chiudo che tra un po' alle 5:30 farò, 17:30 farò un'altra live sul canale dei narcisisti, quindi vecchie befane, se volete liberarvi dai narcisisti, seguitemi tra mezz'ora sul canale YouTube, Liberti dei narcisisti con Massimo Tramasco, quindi mi raccomando tra mezz'ora è questo. Se ti senti vecchia, sei vecchia, sei vecchia, certo, sei vecchia. Il discorso è sai come ti senti, no? Perché se io mi sento sfigato con le donne, se sono al bar e una donna mi guarda e ride, se io mi sento sfigato, penserò che quella mi sta pigliando per il culo. E non farò niente. Se invece io mi sento un figo, mi sento uno che è figo, che attrae tante donne, che se le può fare tutte, se sono al bar e una mi guarda e ride e sorride, io mi avvicino perché dico: cazzo, è bastato uno sguardo e l'ho già sedotta. È evidente che quello che io credo determinerà le azioni che io faccio, però non dobbiamo limitarci alla credenza, dobbiamo limitare e dobbiamo agire di conseguenza. Fa anche rima. Quindi non limitarti alla credenza, ma agisci di conseguenza. Che fa pure rima, agisci in funzione della tua credenza, soltanto in questo caso riuscirai ad ottenere dei risultati. Certo che se uno pensa, come fanno molti giovani, magari oggi, che tanto non troverà lavoro, perché lavoro non c'è, non lo cercherà neanche. È evidente che il lavoro non ti viene a bussare a casa e ti dice: ah, sono in lavoro, che desideri tu? Bisogna sbattersi e passare attraverso, come quello che magari ha preso, che ne so, il diploma e vuole fare, che ne so, ma no, tutte le persone
che hanno fatto, diciamo, i soldi e si sono dati da fare, magari hanno fatto tanti lavori. Sentivo un'intervista a Briatore, io non so come ha fatto Briatore i soldi, però diceva che da ragazzo ha fatto il cameriere, poi ha fatto questo, ha fatto quello, ha avuto iniziativa. Se tu stai lì che aspetti, ah no, questo lavoro qua no, perché no, quell'altro no, perché no, allora, caro ragazzo, come dire, cazzi tuoi, no? Ma la legge dell'attrazione funziona soltanto in questo modo, e quello che noi crediamo di noi stessi realizziamo, realizziamo. Se tu, ripeto, ti senti sfigato con le donne e una donna ti guarda e ride, pensi che ti pigli per il culo. Se tu ti senti un seduttore, quella ti guarda e ride, pensi che ti ride perché l'hai già sedotta, si sta già bagnando, insomma. Scrivete il nuovo proverbio, com'è? Me lo sono già dimenticato, scrivetelo. Il nuovo proverbio me lo sono già dimenticato, l'ho detto e me lo sono dimenticato. Comunque, detto questo, ci vediamo tra mezz'ora sul canale. Sul canale.